Ciao, buongiorno, buonanotte, sono le 4 e un quarto della mattina, ma comunque ne valeva la pena. Segnatevi questa data, 17 novembre del 2022. Sono le ore 01:00 e la Repubblica, il giornale di Scalfari, quello che fu di Eugenio Scalfari, pubblica una dichiarazione di Stefano Scarpetta, economista, e titola, virgolettato, un articolo di Giuseppe Colombo. Aperte virgolette, le aziende devono limitare i profitti per buste paga più alte. Sottotitolo. Servono rinnovi contrattuali o bonus ai dipendenti, mentre gli aiuti del governo devono essere mirati sui più poveri. Ci fosse, esistesse qualcuno di sinistra in Italia, dovrebbe assolutamente prendere la palla al balzo. Ma che cosa ne vuoi fare? Di campioni non ce ne sono, fuori classe, neanche a parlare, tanto meno. Sono solo dei maratoneti della politica, capaci di capaci di percorrere solamente legislature ed idee, e capaci anche di dimenticare le parole della sinistra, solo per non apparire scomodi. Operaio, proletario, sindacato, diritti dei lavoratori, salario, antifascismo, protesta, viva Pasolini! Parlo dei vecchi, di quei dirigenti che non hanno ormai più nulla da dirigere, che hanno dimenticato o forse mai saputo anche cosa sia una casa del popolo, toscana o benignana, ma fa lo stesso. Anche l'oratorio era di sinistra, in quei magnifici tempi. Ogni paese aveva il suo Don Bosco, dove i figli dei cattolici, degli operai, i rampolli delle famiglie borghesi, venivano educati al confronto e non alla rissa e neanche alla prevaricazione. Hanno dimenticato tutto. I politici, i leader, gli esperti, i tuttologi, soprattutto gli intellettuali, tra parentesi, producono una sottomarca che si chiama opinionisti, vanno in TV in genere, un po' sui giornali, ma soprattutto in TV. Hanno dimenticato tutte queste persone, perché sono adagiate tutte sul politicamente corretto. Io a tutti quanti, i sinistrosi, gli ex di sinistra, quelli che hanno rovinato e mangiato la sinistra, che l'hanno polverizzata, quelli che si dichiarano di sinistra, anche quelli di centro che dicono di essere di centro-sinistra, di essere dei riformisti, e a proposito di riformisti dovremmo parlare di progresso, di progressismo e quindi di Pasolini, ma ne parleremo un'altra volta. Dicevo a tutti i sinistrossi, farei leggere per obbligo Bukowski, Charles Bukowski. E lo farei leggere tutte le opere, tutti gli aforismi, tutto, le interviste, tutto di Bukowski, fino a quando non arrivino, per proprio moto, anche se senza sicuramente entusiasmo, al momento di quell'attore
per quell'autore più sensuale, più erotico, più pornografico. Virgolette, il capitalismo è sopravvissuto al comunismo. Ora si divorerà da solo. Potrebbero anche svegliarsi, acquisire una coscienza civile, sociale e politica, magari. Questa frase del Book è la sintesi del pensiero, letto oggi naturalmente, di Carlo Marx. Virgolette, non servirà la rivoluzione, il capitalismo farà esplodere le sue contraddizioni. Svegliarsi, dovrebbero svegliarsi, tutti quanti. Io a tutti, da Renzi a Calenda a Gianni Letta, una domanda la porrei, ma per attirare la loro attenzione la farei fare da Mastroianni la domanda, da Marcello Mastroianni. Così, di fronte a tanta e tale bellezza, dovrebbero fermarsi ad ascoltare. Tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo? Di scegliere una cosa ed essere fedele a quella? Riuscire a farla diventare la ragione della tua vita? Una cosa che raccolga tutto e che diventi tutto proprio perché è la tua fedeltà che la fa diventare infinita. Ma no, 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 no. Questi tipi non ne sono capaci. Vogliono prendere tutto, arraffare tutto, non sanno rinunciare a nulla. Cambiano strada ogni giorno perché hanno paura di perdere quella giusta. Poh. Stanno morendo, dissanguati. Ma torniamo a questa notte che profuma di rivoluzione. Ma non per i bolscevichi, non profuma di rivoluzione per i protocolli del Comitato Centrale Bolscevico del 1917-1918. Non per Lenin o Stalin o Bukharin o Zinoviev, ma per Stefano Scarpetta, unico in Italia che si è reso conto che i salari sono fermi da 20 anni. E quando la politica si fa imbeccare dalla finanza, è giunto il momento di capire che la sinistra è esplosa. Che i suoi uomini, non sanno più distinguere la seta dagli stracci. Qualcuno direbbe la merda dalla cioccolata, ma insomma. Rifondazione, rifondazione, per favore, rifondazione. Scusate, dimenticavo. Stefano Scarpetta. Dipartimento Politiche Sociali del Lavoro, Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico dal 1961, riunisce paesi di tutto il mondo, dall'Australia alla Corea, dall'Ungheria alla Spagna, Israele, Messico, paesi baltici, Italia. Per non dire tutta l'Unione Europea e per non dire Stati Uniti, Turchia e qualche altro. Domani parleremo dei missili assassini in Polonia. Parleremo anche dei tweet di Calenda e di Gianni Letta. Ciao, ciao, buona giornata, ciao.